un impegno non da poco, amministrare la parola di Dio e sapendo che dall'ascolto della parola di Dio è uno dei due cardini sui quali si impernia la ricerca della sapienza dell'alto, la sapienza che Dio vuole donarci. E questa mattina ho pensato in qualche modo di ricollegarmi a quello di cui stiamo parlando durante gli studi del mercoledì, appunto alla sapienza, mantenere questo tema che comprende una serie di sfaccettature, naturalmente, riferendomi a un testo che è nel libro di Giobbe. Giobbe è uno dei cinque libri cosiddetti dai teologi, dagli studiosi sapienziali, insieme ai Salmi, ai Proverbi, a Ecclesiaste e al Cantico dei Cantici. Quindi già l'uso di questo termine ci fa comprendere che non sia, diciamo, a caso che sia stato scelto, ma evidentemente perché contiene delle indicazioni preziose per la nostra vita. In realtà nell'immaginario, diciamo, comune Giobbe viene spesso citato, abbinato al termine della pazienza, no? Noi spesso sentiamo dire ci vuole una pazienza come quella di Giobbe. Quasi come se, diciamo, il tema principale di questo libro fosse appunto la pazienza. In realtà il tema del libro di Giobbe è molto più complesso, molto più esteso di quello della pazienza. Abbraccia il tema della sofferenza, per esempio, il mistero della sofferenza, il tema della giustizia divina, il tema dell'amore di Dio per il suo popolo, il tema della presenza di Satana all'interno di vicende umane che spesso non riusciamo a collegare anche con questa presenza inquietante, il tema della sovranità di Dio, il tema della questione eterna, se Dio permette oppure ammette il male, la sofferenza del giusto, a che cosa serve? Perché giusto è chiamato a soffrire? Sono in fondo una serie di domande che noi ci facciamo da sempre, che continuano da sempre a stimolare la riflessione, la ricerca e gli sforzi dell'uomo di ogni epoca e di ogni nazione. Giobbe, in ebraico il termine è Iob, e le traduzioni possibili di questo termine sono due. Una è essere ostile, odiare, e in qualche modo può essere giustificato questo termine nel nome di Giobbe, perché Giobbe a un certo punto si rivolge con un atteggiamento ostile nei confronti di Dio, che lo sottopone a una serie di prove. Penso che ciascuno di noi si ricorda un po' la trama di questo libro. Giobbe, quest'uomo ricco, l'inizio di questo libro è quasi da favoletta, no? C'era una volta nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe, eccetera, eccetera. Sembra quasi un racconto favolistico, invece poi si dipana e ci descrive quest'uomo che è pio, zelante nella fede, molto integro, un uomo giusto dinanzi a Dio, che in qualche modo viene sottoposto a una serie di prove che Dio permette a Satana di agire, perché Satana in qualche modo gli dice: quest'uomo sì, ti è fedele, ma è perché ha tutto, ha un'abbondanza di averi, ha una bella famiglia, una moglie, 10 figli, vive in tranquillità, in pace. Proviamolo un po' e vediamo se questa fede mantiene. Giobbe apparentemente viene sottoposto a un fuoco di fila davvero terribile.
perde in un solo colpo tutto il bestiame, perde tutti e 10 i figli. Lui stesso si ammala di una malattia che viene descritta come terribile, praticamente fa delle piaghe sul corpo, la pelle gli si stacca dal corpo, insomma immagina una specie di lebbra probabilmente. Soffre, si gratta con i sassi fino a togliersi la pelle di dosso, insomma una serie di cose. La moglie gli si rivolge contro, i cosiddetti amici gli si rivolgono contro. E l'altro significato di questo termine è, potrebbe essere, dov'è il padre, ovvero dov'è Dio? Ed è una domanda che Giobbe, avendo subito tutto questo, legittimamente si pone a un certo punto. Perché contro di me? Dov'è? Satana invece, ne sappiamo, significa avversario, ostacolo, diciamo, anche ingannatore, ed entra come figura all'interno di questo componimento. Dunque Giobbe alla fine si pone come, con questa sua storia difficilissima, come esempio di una sfida su più livelli, una sfida tra Dio e Satana, tra Dio e il suo servo, tra il bene ed il male. Ci sono una serie di tematiche che vengono dipanate all'interno di questo libro. Qualche volta ci sono poi questi interventi degli amici, i cosiddetti amici, che ci dimostrano tutto quello che non si dovrebbe fare quando una persona vive dei momenti di prova, di sofferenza, di... Di dolore, e sì, piuttosto che avvicinarsi con sollecitudine, con comprensione a Giobbe, lo vanno in qualche modo a rimproverare, a dirgli che evidentemente se c'è questo nella sua vita ci deve essere una sua colpa che ha originato questa reazione di Dio. C'è questo dialogo un po' monco, qualche studioso ha definito dei monologhi contrapposti piuttosto che dei dialoghi, perché sembrano ognuno di loro che va lì, dice la sua, senza tener conto di quello che l'altro dice e se ne va. Egli è il giusto che soffre senza colpa, in qualche modo anticipa il modello profetico del Cristo che verrà, ma soprattutto è anche una figura che ci insegna il valore della fede vera, quella fede che contempla anche l'attraversamento delle valli oscure, della sofferenza, dei fallimenti, delle cadute. Stamattina sentivo pregare, si citava l'ombra della valle della morte. La fede è anche attraversamento di queste valli. Da nessuna parte viene assicurata ai figli di Dio di essere scansati da queste prove. Anzi, è in antitesi a quelle teorie, come dire, che annunciano vittorie, successo, che sono tanto in voga oggi nel marketing. Antonio si occupa di questo, sa di cosa sto parlando. La scrittura invece attraverso di Giobbe, così come anche con Cristo stesso e tanti altri personaggi della scrittura, ci dimostra la possibilità di vittoria attraverso la sconfitta. E a questo proposito voglio citare un aneddoto che ho letto da qualche parte. Nel 1983 in Gran Bretagna l'allora ministro dell'istruzione Kate Joseph propose di conferire a tutti gli allievi che si erano neodiplomati o neolaureati, oltre al diploma, di conferire un certificato di carattere dove venisse attestato ed eleggiata la risolutezza, la determinazione
che era stata necessaria per arrivare a quel risultato. Niente di, come dire, di particolarmente sconvolgente, c'era un modo in cui voleva sottolineare questi aspetti, ma l'arcivescovo John Taylor propose invece di aggiungere una frase che sintetizzasse questo risultato con qualcosa che sembrava ribaltare quello che lui voleva dare. E quella frase era: questo alunno ha imparato come si cade, come si fallisce. Ecco, il risultato di quella educazione non era l'esaltazione quindi del successo, del meritato successo, quindi, ma era piuttosto l'esaltazione del dire: questo alunno che ha raggiunto una sua maturità ha capito che cosa significa cadere, che cosa significa fallire. Perché soltanto attraverso questa consapevolezza noi possiamo raggiungere una vera maturità. Finché siamo illusi da questi modelli che ci propongono di vittoria sempre e comunque ad ogni costo, probabilmente non riusciremo mai ad imparare la lezione che la vita invece quotidianamente ci porta a conoscere e che Giobbe dovrà affrontare. E probabilmente questa è una lezione che potremmo imparare anche noi dall'esempio di Giobbe e dal suo libro, quindi spogliarci da questa illusione di eterne vittorie, di continue affermazioni di successo e comprendere che la vita ci porterà inevitabilmente a cadere, a fallire, ma è proprio in quei momenti che noi potremo sperimentare l'amore, la misericordia, la grazia di Dio. E è proprio in quei momenti che noi potremo conoscere la vera forza che viene da Dio. Quando sono debole, è allora che sono forte, diceva l'Apostolo Paolo. La fede aiuta a vincere anche la sofferenza. Dopo tutto ciò che Giobbe ha dovuto subire, non ve lo ripeto, spero che ognuno di noi ha un po' un quadro. Credo che il libro di Giobbe meriti anche di essere, come dire, oggetto di una predicazione un po' più estesa, continua, eccetera. Poi vedremo in seguito che cosa potremmo farne. Però questa mattina ci soffermeremo soltanto su alcuni versetti dove vedremo che dopo che quello che dicevo Giobbe ha dovuto subire, a cui si sono sommati anche i discorsi quasi ramanzine, riprensioni da parte dei cosiddetti amici, e Bildad, uno degli amici, ha appena finito di ribadire queste presunte colpe di Giobbe, lasciando quindi trasparire anche un concetto quasi da ragioniere della fede, no? Matematico. Se c'è una punizione, quella che lui intende come punizione, quindi c'è una colpa, quindi dare e avere, quasi come se nei confronti di Dio, Dio fosse un Dio, diciamo, ragioniere, dove fa un bilancio e dove tutto viene sempre perfettamente bilanciato, quindi spiegabile quasi in maniera matematica. Quindi se tu stai soffrendo, significa che hai fatto qualcosa, che ti meriti di soffrire. La realtà non è così semplicisticamente riducibile a un dare e avere. La fede, la vera fede, sa che deve superare anche questa presunta concezione, presunta pretesa dell'uomo di volersi spiegare sempre tutto e ad ogni costo. Ed è quello che in qualche modo stiamo vedendo anche il mercoledì sera. E Giobbe sa questo. Avrà difficoltà nell'accettarlo subito, anche lui avrà delle difficoltà, ma a un certo punto leggeremo questi versetti che sono nel capitolo 19, versetti che vanno dal 25 al 27, dove Giobbe fa delle dichiarazioni. Qui, ancora una volta, alcuni studiosi hanno definito questo passo del libro di Giobbe uno fra i più alti
del libro di Giobbe, forse il secondo più, tra i due punti più alti di questo libro, alti nel senso di, proprio di contenuti, di espressività e di profondità di quelle che sono le dichiarazioni di Giobbe. E allora leggiamo che cosa dice Giobbe, dopo aver ascoltato il discorso di Bildad, questo è il secondo discorso di Bildad, dopo aver ascoltato anche altri discorsi di altri amici, dopo aver subito tutte queste sofferenze, dopo lui stesso che si era espresso anche in maniera, diciamo, come dire, ostile al suo Dio, in qualche modo ostile, a un certo punto arriva una consapevolezza e dice: ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla terra. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Lo vedrò io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. Ci sono diverse traduzioni di questi versetti. Non le leggo, ne tengo almeno qui 3, 4, 5, 6 già soltanto elencate qui, ho trovato, ma analizziamo quello che lui dice. Abbiamo detto che lui stesso ha già risposto, per un certo punto dirà, al versetto 22 ha appena detto: perché mi perseguitate come fa Dio e non siete mai sazi della mia carne? C'è questo Dio mi sta perseguitando, c'è questo senso di ribellione. Oh, se le mie parole fossero scritte, se fossero incise in un libro, se fossero scolpite per sempre su una roccia con uno stilo di ferro e col piombo, mi vorrebbe che queste parole rimanessero per sempre. E poi, ma io so, c'è qualche traduzione che non usa questa prima proposizione avversativa, ma dal mio punto di vista credo che sia giusto usarla, e credo perché questo marca una contrapposizione rispetto a quello che è stato detto fino ad allora. È in contrasto con le affermazioni dei suoi amici, ma anche con quello che lui stesso aveva già detto. Io so, quindi credo, e credo fermamente, nonostante le sue stesse precedenti affermazioni, le leggerò alcune per capire. Capitolo 6, versetto 4, perché le frecce dell'Onnipotente sono dentro di me, il mio spirito ne beve il veleno, i terrori di Dio sono schierati contro di me. Lui sta vedendo Dio in questo caso come un nemico, uno che lo sta attaccando, lo sta avvelenando. Capitolo 10, versetto 8. Le tue mani mi hanno fatto e plasmato tutti insieme, ma ora vorresti distruggermi. Cioè, Signore, tu mi vuoi distruggere. 13, 24, per esempio, ancora. Perché nascondi il tuo volto e mi consideri come tuo nemico? Signore, perché mi considero un tuo nemico? Sono queste le espressioni, ce ne sono tante altre, non siamo qui a leggerle tutte, naturalmente, che Giobbe ha usato, stremato da questa sofferenza estrema. Io un uomo, resto un uomo, con le sue debolezze, con la sua incapacità di comprendere tutto pienamente, e con uno spirito che diventa esacerbato, addolorato nel momento in cui viene messo così duramente alla prova, capite? Non sottovalutiamo quello che Giobbe sta soffrendo. Aveva migliaia di vacche, di pecore, di buoi, eccetera, eccetera, quindi molto ricco. Immaginiamo oggi un industriale, eccetera, era venuto a mancare tutto. Aveva 10 figli, 7 maschi e 3 femmine, i quali erano molto legati a lui, festeggiavano insieme, legati fra di loro, pranzavano insieme, festeggiavano insieme, eccetera, morti in un solo colpo, tutti. Era in buona salute e all'improvviso si trova una malattia addosso terribile. La moglie, che compare pochissime volte, forse un solo intervento e poi dopo non, ma che comunque gli si rivolge contro.
non è facile. E poi gli amici che gli vanno a ricordare che Dio è giusto, Dio non fa nulla di senza un motivo, per cui se sta facendo, permettendo questo, vuol dire che qualcosa lui avrà fatto. E la reazione di Giobbe è una reazione umana, ma a un certo punto dirà: ma io credo fermamente che il mio Redentore vive. E qui penso che ancora una volta lui sottolinei un rapporto personale con il proprio Redentore, lui così lo chiama, proprio Redentore. Non è un Dio qualsiasi, è il mio Redentore. Ricordate Giovanni, le pecore ascoltano la sua voce, egli le chiama le sue pecore per nome e le conduce fuori. Le pecore riconoscono la voce del proprio pastore e il pastore conosce le sue pecore una per una. C'è un rapporto intimo, personale, con il proprio Dio. E Giobbe lo ribadisce. È un rapporto unico, speciale, personale. È il mio, ma io credo fermamente, che il mio Redentore vive. Il Redentore che cosa è? Il Redentore viene tradotto in almeno due modi, o con il termine del paracleto, dell'avvocato, di quello che difende la causa del proprio assistito. Potremmo leggere Primo Giovanni, Ebrei, eccetera, ce ne sono tanti di versetti. O con la figura, o con un altro termine che è il Goel. Il Goel, il Redentore tradotto con Goel, può avere almeno tre tipi di significati. Da un punto di vista giuridico era un vendicatore, colui che vendicava i torti subiti. Deuteronomio, per esempio, lo troviamo in Deuteronomio 19, leggiamo i versetti da 6 a 12, dice: affinché il vendicatore del sangue, mentre l'ira gli arde in cuore, non insegua l'omicida e lo raggiunga quando il cammino è troppo lungo e lo uccida anche se non meritava la morte, che nel passato non aveva odiato il compagno. Perciò ti comando così, mettiti da parte tre città, eccetera. Le città di rifugio per il vendicatore, c'è questa figura del vendicatore del sangue, che viene tradotto proprio con Goel. C'è un altro aspetto che è quello civile, che è colui che invece riscatta l'eredità. È il parente più vicino che permette di recuperare in qualche modo l'eredità perduta. Ricordiamo l'esempio di Ruth. Boaz, il suo parente più vicino, più prossimo, sposa Ruth e Ruth può recuperare l'eredità del marito. E poi c'è l'aspetto anche teologico del Goel, che è quello del liberatore. Leggerò alcuni versetti, da, per esempio, da Isaia 44:6. Il tuo Redentore, l'Eterno degli eserciti. Io sono il primo e io sono l'ultimo, e all'infuori di me non c'è Dio. Io sono, quindi così dice l'Eterno, il Re di Israele e suo Redentore, suo Liberatore. 47 anche, vediamo, 47:4. Il nostro Redentore, il cui nome è l'Eterno degli eserciti, è il Santo di Israele. È il Liberatore di Israele. Mentre il Paracletos, che noi troviamo in Romani, in Primo Giovanni, eccetera, è colui che, insomma, si mette al fianco, è tutto oggi diremmo l'avvocato, quello che affianca la persona per difenderla. Questo Redentore, il Redentore di Giobbe, il mio Redentore Giobbe, afferma con certezza, vive. Quindi anche se io dovessi morire, alla fine di questa mia traversia, di questa mia disavventura, di questa mia sofferenza, il mio Redentore vive, non morirà. Egli non morirà e si prenderà cura della mia causa. In qualche modo, probabilmente qui Giobbe sta profeticamente anticipando quello che sarà la figura del Cristo. Ma sta affermando con una sicurezza
enorme in mezzo a queste prove in cui è immerso, io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla polvere o sulla terra. Ci sono due modi in cui viene tradotto qui. Nella mia Bibbia c'è scritto sulla terra, ma da altre parti sulla polvere. Che cosa significa si alzerà sulla polvere? C'è qualcuno che ha pensato che potesse significare dopo la morte, si vincerà sulla morte, sulla mia stessa morte, e si alzerà per difendermi. Probabilmente invece il secondo aspetto è quello che io sembra più verosimile, la seconda interpretazione è proprio quella del senso giuridico, e l'avvocato, sapete, quando in tribunale c'è una causa, c'è un processo, l'accusato siede nel suo banchetto e l'accusatore snocciola le proprie accuse, e l'avvocato difensore è seduto a fianco al suo assistito. Poi tocca la parola all'avvocato difensore. In quel momento l'avvocato difensore si alza, va verso lo scranno del giudice e comincia la sua arringa difensiva. In qualche modo si allontana dalla polvere, cioè dalla situazione in cui si è accomunato con il suo assistito, quindi dalla posizione scomoda di accusato lì, ma si alza in piedi e va a difendere il suo imputato. Probabilmente è in questo senso che viene usata questa parte della frase. Questo Redentore che ha condiviso, grazie, che è stato al fianco, alla fine, tormentata vicenda che si potrà concludere con la morte o senza la morte, lui comunque si alzerà in piedi e arringherà, difenderà la mia causa. E dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. Vedete, Giobbe non ha perso la sua fede, la sua speranza. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, e anche qui noi potremmo pensare che egli sta pensando alla morte legittimamente, perché il modo in cui è arrivato, insomma, lui probabilmente non poteva più sperare di poter sopravvivere a tutta quella malattia, o anche soltanto al fatto che invece si riferisce proprio al fatto fisico di questa pelle che si staccava praticamente dalle ossa, che stava in qualche modo perdendo proprio volume, e quindi probabilmente potrebbe anche significare semplicemente il fatto che anche quando non sarò rimasto proprio più senza pelle, questa mattina avrà consunto completamente, nelle mie carni io vedrò Dio. Vorrei leggere un versetto da Luca, capitolo 23, i versetti 42 e 43. È il ladrone sulla croce. All'ultimo momento dirà a Gesù: Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno. E allora Gesù gli disse: in verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Vedete, Giobbe sta esprimendo questa certezza. La promessa che Gesù farà tempi, centinaia di anni dopo, al ladrone sulla croce, per Giobbe è già una certezza. Io vedrò Dio, nella mia carne vedrò Dio. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. E non solo, ma lo vedrò io stesso. Lo vedrò con i miei occhi. I miei occhi lo vedranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. Guardate, Paolo, per me è morire e guadagno. Io desidero ardentemente andare con il Signore. Filippesi ci parla di questo contrasto tra i due desideri di Paolo. Lo leggo un altro, capitolo 1, versetti 23 e 24 di capitolo 1 di Filippesi. Perché sono stretto da due lati, dice Paolo, avendo il desiderio di partire da questa tenda, di essere con Cristo, il che mi sarebbe di gran lunga migliore.
ma il rimanere nella carne è più necessario per voi. Capite? Paolo nel suo ministero, a me conviene andarmene adesso, io voglio stare con il Signore. Però capisco che in questo momento per voi è più utile che resti ancora. E sono stretto tra questi due desideri. Giobbe. Certo che lo vedrò lui stesso, con i suoi occhi. C'è una certezza di una contemplazione personale di Giobbe. Il vero credente potrà avere un'esperienza personale e diretta con Dio. Non lo vedremo attraverso un filmato, non vedremo attraverso gli occhi di un altro, non vedremo attraverso un racconto. Vedremo personalmente. Giobbe lo afferma con molta convinzione e decisione. Capite in quella situazione in cui si trova il valore che ha un'affermazione del genere. Non è uno che sta nella sua situazione migliore, quando stava vivendo tutti i beni, allora sarebbe stato forse più facile fare un'affermazione del genere. Lo sta dicendo in quei momenti che abbiamo appena accennato. Lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Potrà vederlo non come un giudice, ma come un favorevole, con un atteggiamento favorevole, perché è giustificato per i meriti di Cristo. Il mio cuore si consuma dentro di me. In altre traduzioni, qui sulla mia Bibbia non c'è, ma in altre traduzioni c'è aggiunto io lo vedrò, sulla Nuova Riveduta per esempio, io lo vedrò a me favorevole, lo contempleranno i miei occhi e non quelli di un altro. Quindi Giobbe sta dicendo che non incontrerà il suo Dio come un giudice, ma come colui che invece lo giustifica, lo ha già giustificato in Cristo. Noi capiamo, questo poi sarà certificato attraverso il sacrificio di Cristo, lo sappiamo, la giustificazione attraverso i meriti del Signore Gesù Cristo, non certo attraverso i nostri. E poi conclude: il mio cuore si consuma dentro di me. È un desiderio ardente quello di Giobbe di incontrare il suo Redentore, il suo Dio. È un desiderio che insegna molto a me e a ciascuno di noi questa mattina, perché è un desiderio che probabilmente né io, forse neanche voi, se me lo permettete, abbiamo così ardente, pur non avendo, non essendo sottoposti in questo momento alle stesse sofferenze di Giobbe. Eppure Giobbe è in quei momenti, proprio con quelle sofferenze, che ha questo desiderio ardente: il mio cuore si consuma dentro di me, io non aspetto altro che incontrare il mio Redentore. E allora, concludendo, noi possiamo imparare tantissimo dal libro di Giobbe, ma abbiamo analizzato soltanto questi pochi versi del capitolo 19, che sono però, riassumono attraverso pochi versi una fede così solida, così profonda, così radicata fin nelle fondamenta, da poter anche nei momenti più estremi riaffermare con fiducia, con piena fiducia: io so che il mio Redentore vive e che alla fine si leverà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, nella mia carne vedrò Dio. E lo vedrò io stesso, lo vedrò a me favorevole, i miei occhi lo vedranno e non un altro. Il mio cuore si consuma dentro di me. La fede certa in un Redentore ci aiuterà, così come ha aiutato Giobbe ad attraversare anche i momenti più inspiegabilmente bui che noi attraverseremo. Quelli più inspiegabilmente bui. Giobbe non aveva avuto la spiegazione, non aveva capito il perché era sottoposto a quelle prove. Non c'era un dare a avere
così logico e scontato come pensavano i suoi amici. Non era quella la spiegazione. Ma nemmeno se la ne fa un cruccio di questo, riafferma la sua fede nel suo Redentore. E in più potremo, come Giobbe, avere, condividere la consolazione di sapere che potremo godere di un rapporto unico e personale con Dio, con Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen.